Ultima sfida che vale un'intera stagione per il campionato italiano VRC 2021 è il trofeo AC Como, che dopo due anni passati da finale nazionale di Coppa Rally di Zona torna ad incoronare il migliore equipaggio della serie tricolore dedicata al World Rally Car. Settima data del calendario di campionato che coincide con i festeggiamenti dell'organizzazione ad opera dell'Automobile Club di Como per la 40ª edizione della gara lariana. Una gara blasonata che non ha bisogno di presentazioni, pronta a decidere di nuovo la lotta scudetto. Riflettori puntati sull'altro ramo del lago, quello della provincia lariana su piazza Cavour, che accoglie allo start 82 equipaggi, in totale 72 per il rally moderno e 10 per il rally storico. Como lancia la sfida per un percorso classico, fatto da tre diversi tratti cronometrati su asfalto da ripetere per 6 prove speciali da 91 km. Tra gli equipaggi che si sfideranno per il titolo assoluto del CVRC, in cima alla lista c'è ancora il numero 1 al fianco di Andrea Carella ed Elia De Guglio. Arrivano da leader, un po' a sorpresa, ma sembrano pronti a giocarsi le loro chance sempre sulla Skoda Fabia R5 di MS Munaretto. Poi Luca Pedersoli con Anna Tomasi sulla Citroen DS3 VRC marchiata VF Corse. Sono loro la coppia più vincente di quest'anno, con 3 vittorie in 3 risultati: Elba, Salento e San Martino di Castrozza. Un bagaglio che il bresciano vuole arricchire per centrare quello che sarebbe il terzo titolo VRC in carriera. Da terza forza Luca Rossetti e Manuel Fenoli sulla Hyundai i20 R5 di VRC. Il friulano vuole tornare al successo dopo l'unico stagionale al rally di Alba, che lo porterebbe a conquistare uno dei pochi titoli che gli mancano nel palmarès. Ognuno dei tre sa che per andare via da Como con lo scudetto in tasca deve prima necessariamente arrivare davanti agli altri due. Oltre alla lotta a scudetto non mancano piloti di spessore in grado di inserirsi per le prime posizioni dell'assoluta, a partire dal padrone di casa, Corrado Fontana, campione oramai uscente dal CVRC, immancabile sugli asfalti ilariani. Recordman di vittorie e presenze che vorrà concludere in bellezza la sua stagione e torna in tandem con Nicola Arena sulla Hyundai 20 VRC. Vettura gemella per papà Luigi Fontana, di nuovo in coppia con Giovanni Agnese. Sulla coreana invece versione R5 non manca il bresciano Pedro, sempre in tandem con Emanuele Baldacini. Mantra di questo CVRC 2021, la presenza massiccia dell'R5, molte delle quali corrono con un occhio al tricolore e l'altro al round conclusivo della logistica 1 Michelin Rally Cup. Tra questi c'è il cuneese Alessandro Gino, leader del trofeo monomarca, con Daniele Michi su Skoda Fabia R5. Sarà la prima volta a Como anche per il molisano Giuseppe Testa, in coppia con Emanuele Inglesi su un'altra R5 cieca. Pacchetto nuovo di zecca invece per il reggiano Ivan Ferrarotti, che chiude il suo campionato con l'esordio sulla Citroen C3 R5 di FPF Sport, affiancato da Massimo Bizzocchi. Completano la formazione di R5 per il tricolore le due Skoda dello spezzino Claudio Arzà, anche lui è l'esordio in questo rally, navigato da David Castiglioni, e dal cecanese Stefano Liburdi con Andrea Colapietro. È una tappa fondamentale anche per assegnare i premi nelle diverse classi e categorie all'interno del campionato italiano VRC. Lo scontro più avvincente riguarda le due ruote motrici, in particolare la corsa per la classe R2, che propone al vertice il tandem cecanese CVRC, formato da Vincenzo Massa al volante e Daniel D'Alessandro alle note sulla Ford Fiesta.
Stessa categoria per il miglior giovane del CVRC, il ventenne bassanese Alex Lorenzato con Carlo Guadagnin su 208, tra i migliori rookie della stagione. Tra l'R2 c'è poi l'esperto bresciano Graziano Nember su Citroen C2 insieme a Jessica Rosa. Altra questione risolta quella per la Coppa N5 nazionale, già nella bacheca di Pietro Porro alla guida di Toyota Yaris insieme a Paolo Garavaglia. Nuova presenza per il trevigiano Ivan Stival, alle note Roberto Pais de Libera sul Renault Clio RS. Si parte quindi notturna a fari accesi per il doppio passaggio del venerdì sulla Sormano Zelbionnesso. 15 km per iniziare, ma ne bastano appena due per il primo incredibile colpo di scena. Allo stop della speciale arriva solo la prima vettura, quella di Carella. Alle sue spalle si stampano sul rail i sogni di gloria di Luca Pedersoli, quando la sua DS3 VRC si scompone e finisce fuori carreggiata. Sì, certo, mi ha fermato su una curva lunga che chiude, anche veloce prima dello scollinamento, e è andato dritto contro il rail e la macchina poi ha fatto perno e si è fermata in mezzo alla strada e non si passava. Loro stanno bene e niente, sono fermi perché la macchina è molto danneggiata, abbiamo aspettato il carro attrezzi, hanno liberato la strada e poi siamo venuti giù con calma. La sfida perde così uno dei protagonisti più attesi ancora prima di iniziare. Il duello per il titolo rimane quindi tra Carella e Rossetti, e proprio il secondo prende l'iniziativa con uno scratch al passaggio successivo. Ottimo il suo tempo, molto meno quello di Carella, che impatta una balla a metà prova e perde già 14 secondi dal rivale alla chiusura della prima tappa. Ho colpito una balla di fieno alla chicane nel paese, ma nel passaggio prima non era così stretto. Adesso volevo chiedere al capoposto se l'hanno stretta, perché prima non era così chiusa. Allora sono entrato, che il primo giro io l'ho fatto, e adesso me la sono trovata davanti. Grazie. Si va quindi al riposo con la leadership di Rossetti, seguito dall'ottimo avvio del giovane outsider bresciano Luca Bottarelli su Skoda Fabia R5 insieme a Walter Pasini, che lascia intendere subito le sue ambizioni al da vertice. Ma si riparte forte al sabato con il primo giro sulle prove Alpe Grande e Val Cavarnia, due passaggi iniziali che esaltano il padrone di casa Corrado Fontana, e lui a dettare legge piazza due screcce consecutivi che lo riportano subito in quota al vertice dell'assoluta. Umidina 20 sinistri, stacca sinistra 5 su dosso umida, in destra 1 umida, 50 a vista destra sinistra 3 20 a vista, umido e staccata tornantino destro, leva umido e staccata tornantino destro, leva 20 destri sinistra 4 subito destra 0 e sinistra 3 subito tieni destra 4 lunga per tornantino sinistro, leva. Fontana ed Arena chiudono quindi davanti all'intervallo, mentre provano a risalire la china Carella e De Guglio. Rossetti infatti prova a gestire il riparte cauto, così Piacentino ne approfitta per avvicinarsi e recuperare prima 4, poi 6 secondi. Quando mancano appena due prove dal termine, a 30 km dalla fine del campionato, i due, Rossetti e Carella, sono divisi da appena 4,4 secondi. E salto destro, occhio interno, 150. Palo sinistra 4 più stretta, 40 destri no, dosso dritto doppio per sinistra 4 più normale, 50 destri giù tutto, dosso sinistro 50, attenzione destra 4 meno corta giù sporca e sinistra 4 normale, in attenzione 4 meno il cartello poco umida 120, dosso sinistro 40, rosso attenzione 4 stringe per destra 4 meno corta su dosso poco umido 80, scivolo addosso sinistro per destra 4 meno cortissima stringe 120. Dietro gli schieramenti sembrano già delineati e le posizioni si assestano prova dopo prova. Già al primo passaggio sulla Alpe Grande Bottarelli finisce in testa coda e scivola in classifica. Sinistra 3 più su ponte per destra. Così è Giuseppe Testa che ne approfitta e si avvicina ai primi in zona podio.
Alle sue spalle si fa avanti la Skoda di Andrea Spataro con Edoardo Brovelli alla destra, che conosce bene le strade e lo fa vedere senza mai forzare per preservare il suo successivo appuntamento nella finale nazionale al Rally Città di Modena, programmata appena 7 giorni dopo. Sale fino alla 6ª posizione un altro locale comasco, Doc, felice re, che si toglie la soddisfazione di chiudere alle spalle dei big del tricolore insieme a Mara Bariani sulla Fabia R5. Crescente è anche il rendimento di Claudio Arzac, che con David Castiglioni guadagna un ottimo 7º posto assoluto, anche lui sulla R5 Boema, e chiude al meglio una splendida stagione d'esordio nel CIVRC. Risultato magistrale invece per Alessandro Gino, che porta fino in fondo la sua gara fatta di testa in tandem con Daniele Michi. Non un errore, 0 forature per l'unico obiettivo di centrare i punti utili alla vittoria nella Michelin Rally Cup. Sì, qua ne abbiamo usata tanto, siamo andati veramente controllando il passo per arrivare almeno quarti, poi siamo arrivati terzi di Michelin. Stagione molto bella, devo dire, tutta la stagione siamo cresciuti, non abbiamo fatto nessun errore, quindi questo lo devo dire, su strade quasi sempre nuove. Insomma, è stato per me una soddisfazione, 39 anni, fare il primo trofeo della vita è stata una soddisfazione vera, poi anche portare a casa il risultato ancora di più. Capitalizzato sugli errori un po' degli altri, ma è così che si vincono i trofei. Al rientro a Como si confermano anche i leader delle varie classi. In classe R2 altro successo per il ceccanese Vincenzo Massa, che legittima ulteriormente la sua supremazia tra le piccole due ruote motrici, arricchita dal 20º posto assoluto in gara. Passerella finale per il comasco Pietro Porro, che festeggia in casa il successo già conquistato in classe N5. Applausi per l'esordio in questo tricolore per il giovane trevigiano Alex Lorenzato, che si porta a casa la Coppa Under 25. Ci tengo a ringraziare la Loran che mi ha permesso di effettuare questo bellissimo campionato. Siamo soddisfatti. E ringrazio la Turbocar che mi ha dato una splendida macchina, ringrazio la Michelin e che dire, siamo super contenti. Sì, dai, a parte che qui a Como non è andata proprio benissimo, però sono comunque contento, abbiamo vinto il campionato, ce lo siamo giocati dall'inizio alla fine con Gabriele, che purtroppo non ha partecipato all'ultima gara, però sono convinto che ce la saremo lottata anche oggi fino alla fine. Per l'ultimo giro di prove però l'attenzione è tutta concentrata sul vertice della classifica. Al rientro sull'Alpe Grande infatti arriva un altro colpo di scena, quando Corrado Fontana stringe troppo una curva a destra e nell'impatto danneggia un braccetto dell'anteriore destra della sua I20 VRC. Un ritiro, l'ennesimo della sua stagione da incubo, che si conclude nel peggior modo possibile. Rossetti non si lascia scappare l'occasione ed una volta sentito il fiato sul collo di Carella riparte con il coltello tra i denti e piazza lo scratch decisivo proprio sulla penultima speciale. Così il friulano mette 7 secondi abbondanti tra la sua Hyundai e la Skoda dell'avversario prima degli ultimi 20 km su Val Cavarnia. Una tornante destro per scivola 1 corta D 50 stop 2 corta D su salto no 50 stop 2 meno mezza in 4 corta D per 2 meno corta per 2 più a mezza strana e 4 corta D e ritarda 7 2 meno corta a no in 2 meno corta D in 3 corta A e stop ritarderai 0 D foglie per tornante sinistro apre 50 stop 2 a mezza in 1D e ritarda 0A umida per 2 corta D e fine chiude 0 corta scivola per... A nulla serve l'ultimo scratch per Carella, che si trova costretto ad arrendersi alla tecnica e all'esperienza di un campione del calibro di Rossetti. Sono lui e Manuel Fenoli a rientrare a Como con la vittoria in tasca. Un secondo sigillo in campionato che vale il titolo di campione d'Italia VRC. Dietro e testa con Inglesi a piazzare la Skoda sul 3° gradino del podio, a coronamento di una stagione in continua crescita che riporta il molisano tra i migliori piloti della sua generazione. Ma i riflettori vanno tutti su Rox, che segna la sua 3ª vittoria in 3 presenze sull'asfalto lariano, ma soprattutto conquista un titolo che ricorda il talento di uno dei piloti più vincenti del rallismo italiano. Sì, dai, consideriamo anche che l'ultimo giro abbiamo preferito non andare con le gomme usate perché
pensavamo funzionassero meglio, ma abbiamo pensato male, però ci siamo difesi abbastanza bene. Siamo contenti, voglio ringraziare la Promox, tutti i nostri sponsor che mi permettono ogni anno di essere a questo livello, la Delta Rally di Cappato che ha fatto un egregio lavoro come al solito, tutti quelli che ci sostengono e Emanuele che come al solito non ha bisogno di presentazioni. E sono contento, è la prima volta per noi a Como, quindi meglio penso che era difficile poter andare meglio. Sì, guarda, io ci ho creduto fino all'ultimo, per me, per la mia famiglia, per il team soprattutto, che devo ringraziare tanto, il team ha messo in un aretto, che ci ha creduto fino in fondo, per Pirelli che mi ha aiutato e con i consigli sempre perfetti che mi dà. Purtroppo ecco, è finita non come speravo, però ecco, fa parte delle gare, noi non posso rimpiangere niente perché ci ho provato fino alla fine, Rossetti sappiamo che è un osso duro, ha un bel palmarès, insomma è un onore, come stavo ben dicendo lui, essere stato con lui a combattere l'ultima gara, poi ecco noi arriviamo secondi, siamo a 4 secondi da lui, a fine gara, guardo un attimo il bicchiere mezzo pieno perché da inizio del campionato eravamo più distanti, ma man mano ci siamo avvicinati fino all'ultima gara, quindi bello, gran risultato, sono contento, mi spiace però per il campionato che alla fine sono secondo. Sai. Sì, ti ripeto, fa parte del bicchiere mezzo pieno che ti dicevo prima, noi siamo andati in crescendo durante tutta la stagione, ci siamo avvicinati sempre di più a loro e siamo arrivati qua, quindi sono molto contento per questo. Adesso vediamo il futuro. In realtà è una grandissima soddisfazione questa vittoria in questo campionato che si è rilevato per noi combattuto con molti accadimenti durante la stagione, tra l'altro con l'incidente più grosso della mia carriera fatto al Salento, la vittoria ad Alba, bellissima, e poi questa vittoria che sigla un 3-3 per me a Como con 3 partecipazioni e 3 vittorie. È stato molto, molto dura, una gara molto molto dura, subito un colpo di scena con l'incidente di Luca Pedersoli, poi stamattina Corrado Fontana era partito fortissimo, aveva preso la testa della gara e poi anche lui ha avuto un incidente e quindi bello, bellissimo così.